Un cordiale saluto. Previsioni meteo per martedì 20 settembre 2022 con analisi euro-mediterranea e tendenza per i successivi due giorni a cura di Meteograd. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. Una depressione oceanica a sud della Groenlandia inserita nel getto alto zonale in uscita dal Canada tende ad inclinare l'asse dell'anticiclone britannico verso nord-est creando una configurazione a ponte con un altro anticiclone in sede scandinava. Tale configurazione barica atipica per il periodo è responsabile del permanere di un flusso di correnti fredde ed instabili sul centro e sull'est Europa in direzione del Mediterraneo settentrionale. Previsioni meteo in area italiana per martedì 20 settembre 2022. Nord. Tempo stabile e soleggiato con tendenza nel corso della giornata ad un aumento delle nubi sui settori orientali ad opera di aria più fredda in ingresso da est. Dalla sera attese delle deboli nevicate sui crinali alpini friulani. Centro. Bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi salvo della nuvolosità di tipo medio-alto sui settori laziali. Dalla sera aumentano le nubi lungo la fascia adriatica per il rinforzo dei venti da nord-est accompagnati da aria più fredda balcanica. Sud e isole. Nuvolosità sparsa, più compatta sui settori campani e siciliani dove non sono da escludersi dei deboli rovesci a ridosso dei rilievi e localmente nelle zone interne. Temperature massime nel complesso stazionarie o al più in leggero calo lungo la fascia adriatica. Minime anch'esse stazionarie. Valori ovunque al di sotto della media. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali tendente dalla sera a rinforzare da bora sui settori adriatici. Mari da mossi fino a localmente molto mossi in area basso adriatica e ionica. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Permane un flusso di aria fredda di matrice balcanica in scorrimento sul bordo meridionale di una zona di alta pressione in sede centro-settentrionale europea. Di conseguenza avremo tempo instabile al sud e sulle Adriatiche dove si avranno dei rovesci sparsi. Saranno possibili anche dei temporali sulla Sicilia nella giornata di giovedì. Locali nubi nel catino padano di nord-ovest a causa dell'ingresso di venti da est, marcatamente fresco. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.